Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Yeah! Siamo qui in collaborazione con Game Trade Distribuzione per parlarvi di un gioco di carte uscito da poco, Dragon Ball Super Trading Card Game. E oggi siamo qui appunto per dimostrarvi come funzionano appunto i mazzi e come funziona il gioco. Per adesso l'abbiamo a disposizione soltanto in inglese, ma è già possibile ordinarli dal sito ufficiale o direttamente a Lucca Comics, dove li troverete già nei banconi. Quindi siamo pronti per mostrarvelo, andiamo direttamente al gioco. Ok ragazzi, siamo qui sul campo di gioco e siamo qui per spiegarvi le varie tipologie di carte che potete trovare all'interno dei deck. E per fare questo stiamo utilizzando il mazzo Dragon Ball Card Game Crimson Saiyan, che è quello di Goku Super Saiyan 4. E andiamo a vedere che all'interno di questo pacco ci sono comunque la guida, il campo da gioco e 51 carte. Allora, abbiamo come tipologie di carte le extra, abbiamo i battle card, che sono praticamente le carte da battaglia, abbiamo il leader, queste sono le tre tipologie. Allora, il leader è la carta principale del mazzo perché in base al vostro leader, in questo caso questo è un leader giallo, potete comporre tutto il vostro mazzo. Il leader come funziona? Ha un, diciamo, dei punti di attacco, questo perché? Perché il vostro leader può attaccare e ovviamente difendersi. E nel caso il leader subisce danni, quindi quando il vostro avversario vi dichiara l'attacco, voi perderete una vita. Questo perché questi sono i vostri punti vita, quindi non avrete dei punti vita numerici, ma basati su delle carte. Metterete 8 carte, qua ne abbiamo semplicemente 4 sul campo, perché quando avrete 4 carte il vostro leader potrà diciamo girarsi e mostrare la sua seconda faccia. E in questo caso i suoi punti vita in questo caso aumentano e avrà delle abilità particolari che varieranno per ogni leader. Ok ragazzi, adesso per spiegarvi meglio il gioco andiamo ad utilizzare un'app che potete trovare su Play Store, che si chiama Dragon Ball Game Tutorial. È un'app che vi dà la possibilità di fare appunto diversi tutorial, dall'attack, dal combo, dalla difesa oppure una partita diretta. Andiamo a fare una partita diretta per farvi vedere un po' come funziona il gioco in sé. Andiamo a provare insieme. Come vedete ci sono i tutorial attacco, tutorial combo, che è una cosa che non vi abbiamo spiegato e vedrete adesso, le extra card che vi abbiamo già dette, il block, quindi come si fa a bloccare gli attacchi, e andiamo a fare la battaglia. Vi farà vedere appunto un mazzo iniziale del Super Saiyan God Son Goku e tutte le carte che fanno questo parte del mazzo. Questo è il mazzo blu. Yes. Ok, si prosegue, andiamo a fare il nostro tutorial. Ok, ecco qua i due leader. A posto. Cioè quindi già contro Freezer ci mette. Ma subito di cattiveria. Ok, giustamente all'inizio possiamo decidere di mulligare, si dice, che è appunto rimescolare un tot di carte dalla nostra mano per una sola volta e riprendere lo stesso numero, specialmente se abbiamo carte con troppo costo. Quindi andiamo magari a levare loro due e andiamo a fare un bel conferma. Ok. Beh, ovviamente devi aspettare che l'avversario, quando lui fa la stessa cosa. Ovviamente verranno messe 8 carte dal mazzo alla vita. Eccola. Infatti, qua. Eccola qua, i life. 8 vite. E inizia lui perché, vabbè, giustamente ci fa fare un po' di fase giusta. E Freezer deve iniziare per primo. Ha messo quindi, infatti, una battle card sul terreno, una carta da battaglia. Vediamo subito che cosa fa. Giustamente. Ovviamente la giocata bisogna capire che cosa fa. Ok, possiamo andare a tenere premuto. Giustamente, quindi, tocca a noi. Tocca a noi. Fase di pescaggio. Cosa succede qui dopo aver pescato? E solamente in questo momento. Se non lo fate in questo momento non potrete mai più farlo durante il turno. Durante il turno. Sì. Praticamente potete scegliere una carta dalla mano e metterla nella zona energy, che l'energy servirà poi per pagare il costo delle carte. Giustamente. Quindi una vostra carta diventerà la vostra energia per pagare. Non direte butta quel trunks inutile. Ma sì, dai, leviamoselo. Fai a posto, conferma. E vedi, andrà messa sull'energy. Abbiamo uno, quindi possiamo mettere una carta che costa giustamente uno. Allora, prima volevamo vedere effettivamente faceva la sua carta. Giustamente è un blocker. Quindi vuol dire che se un'altra carta attacca, possiamo girarlo in attacco e difendere. In questo caso lo fa il nostro avversario. Active Battle, una volta per turno, può piazzare una carta dalla mano nella drop area, quindi mandarla al cimitero, e praticamente vedere le prime due carte del mazzo e sceglierne due del Freeze Army, quindi della famiglia di Freezer. Anzi, dell'armata di Freezer. Quindi praticamente lui può, se noi praticamente attacchiamo il suo leader, lui può decidere di spostare la sua battle card e difendere. E difendere il leader e ovviamente non prendere danno, perché qui per fare danno bisogna attaccare, diciamo, direttamente e superare il suo attacco. Allora, io mi butto giù un bel Goku e utilizzo un energy, che è quella che abbiamo da parte. L'energy non viene scartata, resta lì, ma viene utilizzata o spostata. Quindi viene spostata. Quindi all'inizio del turno verrà ricaricato tutto l'ambaradam, diciamo. Ok, possiamo selezionare una carta perché Goku ci permette di prendere una carta appunto della stessa famiglia.
Eccola qui. E ce la prendiamo, ce la mettiamo in mano. Adesso noi possiamo scegliere se attaccare o meno nella prossima fase. E noi attacchiamo. Allora, attacchiamo però con Goku. Giustamente, God. Andiamo ad attaccare Goku su God. Questo piccoletto. No, attacco prima su piccolo. Ah, glielo vuoi proprio? Ce lo leviamo. Perché è un 1000, così vi facciamo vedere anche che l'avversario, se vuole, ha la possibilità di bloccare utilizzando delle carte dalla propria mano. Vi facciamo vedere come, se giustamente il nostro avversario decide non di puoi... bloccare. Allora, un'altra cosa che sta giustamente, sbagliando il signor Morto. Hai ragione. Non si possono attaccare le battle card che sono recuperate, a meno che la tua carta non ha un effetto specifico che dice puoi attaccare le carte recuperate. Quindi giustamente possiamo attaccare, come ha detto bene prima Isengard, soltanto sul leader. Ecco qua il nostro attacco. E adesso qui si crea una nuova fase, che è una fase che si crea solamente nella fase di combattimento, che sarebbe appunto la possibilità di aggiungere delle combo, cioè utilizzare delle carte che abbiamo nella mano o nell'area combo, appunto per aumentare di un tot di valore, che è qui a sinistra della carta battle, che in questo caso è 0, quindi costa 0 energy e dà 5000 in più all'attacco. Non lo andremo ad utilizzare perché giustamente vogliamo vedere se il nostro avversario si difende. Perché ovviamente non serve per forza superare, basta anche pareggiare. L'attaccante vince sempre se pareggia o supera. Ok, il nostro avversario sta nella fase di difesa. Ecco che ha fatto la tecnica. Lui la combo. Ha fatto combo, quindi ha scartato una carta dalla mano per dargli più 5 là. Quindi non succede nulla. Se l'attaccante non riesce a pareggiare o superare, non succede nulla. L'attacco viene respinto. Semplice. Perfetto. Ok, vediamo un po' che cosa ci fa fare adesso. La main phase, puoi continuare a giocare carte volendo o dichiarare un altro attacco. Ma in questo caso non ci conviene. Perché non abbiamo anche energy per poterlo fare. Ok, adesso tocca al nostro avversario. Che sceglierà di fare qualcosa contro di noi. Sicuramente ci farà l'attacco. Ovviamente noi adesso abbiamo un controllo di carte in mano che è superiore rispetto al nostro avversario. E questa è una cosa buona. Okay. Lui sta attaccando. Ora, come funziona la combo? La combo la fa prima l'attaccante. Il difensore per ultimo sceglie di usare le combo. Ok, adesso siamo ha in fase di difesa. Di no, possiamo scegliere noi. E butta un caio. Sì, butto lui. Manco che fa sinceramente. Questa carta giustamente verrà messa in area di combo anche a noi. Eccola qui. E gli dà più 5000 di attacco. Quindi e l'attacco andrà scartata, insomma, nella pila degli scarti. Sì. Tutte le carte combo vanno a finire nella drop area. C'è un'altra area che si chiama warp, che quelle sarebbero praticamente le carte rimosse dal gioco. Ok, in questo caso abbiamo difeso e nessuno ha preso danni neanche in questa fase. Giustamente, avendo meno carte, avrà anche meno possibilità di utilizzare appunto le combo, perché non ha la possibilità di utilizzarle. Infatti non ha nemmeno giocato carte. Lui è rimasto con l'in leader e la battle card. Sì. Ha usato solo l'energy. Non ha usato energy. Quindi questo può essere che c'è anche qualche carta extra in mano, eh? Io direi di sprecarci un altro bel Trunks, ce lo leviamo di mezzo. Così abbiamo due energy. E possiamo giocare Goten, perché è l'unico che costa due. No, possiamo giocare anche... Si può fare anche l'evoluzione, mi sa. Ah, sì. Giustamente. Alcune carte hanno la possibilità appunto di evolvere. Leggiamola. E possono essere messe una sull'altra. Io un po' se ce la fa leggere, eccola qua. C'è proprio l'abilità evolve. Evolve, pagando uno blu, puoi giocare questa carta sulla specifica carta sopra, che deve essere Son Goku. Basta un Son Goku qualsiasi. Le carte, praticamente, vedi, stanno scritte le tipologie di Son Goku, carta è scritta in basso. Saiyan e Battle of God Saga. Questa carta dice, quando questa carta viene giocata, scegli una tua energia e recuperala. Ottimo. Peccato che... beh sì, la stai usando. Giustamente l'abbiamo utilizzata per prendere lui. Quindi noi metteremo anche Goten. No, una. Due costa? No, due me ne chiede. Sì. Perché una in meno, ne costa una in meno. Perché lui costa uno per lui. Ecco qua. Invece paga la tela, paga la ora dovrebbe recuperarti l'energia. Adesso la recuperiamo. Eccola qua. A posto. Ah, ok. Quindi ne usi due, ma è come se ne usassi una sola. Perché la recuperi? Perché la recuperi. Ok, quindi possiamo giocare Whis? No, non me lo fa utilizzare. Next? Fai next? Ah sì, giustamente. Perché abbiamo fatto l'evoluzione. No. Te lo vedi? Mi sa che devi... No, mi sa che adesso... Mi sa che ho passato. Cacchio. Sì. E vabbè, dai. Che bello! Ah, perché mi sa forse dovevamo attaccare. Però strano non ti ha fatto. No, ti fai leggere Whis per favore se te lo fa. Ah, è una carta counter. Ah, ok, vedi, ecco perché. Ok. Ecco, in questo caso questa carta ha l'abilità che nega un attacco dell'avversario e potete scegliere una vostra energia e attivarla. Ah, quindi prende costa zero. Sì. Sì. Ok. È buono. Lui sta attaccando un'altra volta. Beh, noi possiamo usare la carta combo per fare. Cioè possiamo fare questo.
Sì, così facciamo vedere che cosa. Eccola qua, utilizziamo l'energy che abbiamo recuperato prima e annulliamo l'attacco. Ok. E possiamo attivare l'energia che abbiamo utilizzato adesso. Quindi se avremo un altro Whis potremo riutilizzarlo. Ottima cosa. Beh sì, è abbastanza forte come carta. Sì. Ok, il nostro avversario continua ad attaccare. Con un 15.000. Con una battle card. Sinceramente possiamo decidere anche per risparmiare un po' di non utilizzare la carta per aumentare. Prendere il danno e prendere la carta in mano dalla vita. E conviene anche perché abbiamo ancora molta vita. Così abbiamo comunque un vantaggio carte, perché se perdiamo una vita sola. Giustamente. Quarta fallita, l'attacco verrà subito. Bam. Abbiamo perso una vita e ci è venuta una carta in mano. Che è Goku God, se non sbaglio, quella che costa 6. Sì. Tanto. No, ma probabilmente riusciamo già a metterla sì. Come evoluzione adesso, perché c'ha la skill diversa. Vabbè, basta leggerla adesso quando è il nostro turno. Vediamo un po'. Ok, ha attivato l'abilità sua, ritorna in rest mod, mi sa. No, ok. Allora, possiamo utilizzare Goten, no, Goku. Però Goku ci può servire per prendere un altro. E allora facciamo così, utilizziamo sì. Lui. Ce lo leviamo di mezzo. A me mi fa vedere che comunque qui al Zaro c'è Goku God, quindi può essere che può essere utilizzato o no. No, usa. Me lo fai leggere giusto per Scaramanzì? Evolve 3 e 2. Sì, quindi devi avere 5. Sì. E noi non ce l'abbiamo, quindi nulla. Ok, quindi possiamo andare di Goku. Sì, così lo possiamo usare. Siamo un po' Shama, diciamo. Sì. Ok, vai. Se me lo fa mettere perché sta a far furbo. Allora, uno di energy. Bene. Perfetto. Ci dà l'abilità che possiamo andare a prendere un altro sempre dalla famiglia di Goku. E ci prendiamo Goku. Ci possiamo riprendere lui, quindi sciamiamo di grande, proprio di cattiveria. Anche se è 5.000, quindi non ci conviene. Risciamare. Possiamo mettere Goten. Goten è un 15.000 che è ottimo, sì. A costo 2 va benissimo. Vediamo anche l'abilità che non l'ho vista. Non ha nessuna abilità. Allora, adesso visto che lui ha due carte, direi che la prima cosa che possiamo andare a fare è attaccare con, magari proprio con Goten. Direttamente, perché visto che non ha abilità specifiche, è il caso di utilizzare prima lui, così non vanno sprecate se difende. Lo scombiamo tranquillamente. Giustamente. Zero combo, così almeno vediamo lui se scarta carte. Perché se lui scarta carte, per noi è buono. Ah, certo. Perché okay. Prima o poi rimane a zero, iniziamo a massacrarlo. Se le prende, perché giustamente sa che questi hanno abilità in più e potrebbero dargli problemi. E se prende la carta. Noi possiamo attaccare Goku. Allora, voglio vedere un attimo il vantaggio che c'ha Goku. C'aveva l'abilità diversa solo quando entra in gioco? No, solo quando entra in gioco. Ok, quindi possiamo attaccare con lui lo stesso. Vai, attacca. Le cattiveria. Potresti scegliere pure di attaccargli quello che è spostato. Sì. Sono in quella posizione, glielo puoi distruggere. Però non ti conviene. No, perché dovrei alzarlo ugualmente. Sì. Perché dovrebbe essere più alto della difesa, o sbaglio? O pari? No, adesso pari. Pari. Allora sì, l'avremmo pure buttato giù. E al massimo possiamo farlo con lui e lo potenziamo. Però mi sembra che lui c'ha l'abilità buona. No, diciamo che è sprecato. Secondo me conviene fargli danni diretti. Sì. Però. Perfetto. Continua a prendere danno, a noi ci va bene. Lui prende carte in mano. A noi gli diranno schiaffi. Mamma mia. Continua a menaglia, tanto non te ne frega niente. Lo facciamo nero a questo. Ok. Possiamo attaccare pure col signor frigorifero. Ciao, signor freezer. Attaccare con Goku non conviene perché è un 5.000. Ok, giustamente anche questo dà la possibilità di riattivare una carta energy quando attacca. Il che è buono perché potremmo mettere un altro Goku dopo. Sì. No, questo è buono per adesso, anche infatti. Ah, se vuoi scomba? Ma non solo, sì, infatti. Se volessi scomba e mettere più potenziamento, usi un energy e utilizzavi Gohan. Però in questo caso non ci serve, anche se lui ha le carte. Infatti ho utilizzato questo per scombare. Perché puoi utilizzare anche le carte sul terreno che già sono nella posizione dell'aria, le metti nell'aria combo. Serio? Però le devi sacrificare, giustamente. Ah. Ok, si prosegue nella main phase del nostro avversario. Possiamo mettere un Goku giusto per? Di nuovo. Ah sì, e te vai a prendere un altro Goku ovviamente. Beh sì, se sono rimasti perché ormai... No, ce n'è rimasto uno. Però vediamo se ci prova qualcos'altro. Ah no, devi prendere prima 7 carte. Allora mi vado a prendere un altro Rabbit e così lo mettiamo dopo. Sì, oppure sì, un altro God. Sì, no, va bene quello. Abbiamo il terreno pienissimo. Puoi passare? Noi stiamo bene. Il nostro avversario sta messo un po' in crisi. Bisogna vedere quello che ha pescato, eh.
Sì, lui può scombare di più forse. Perché ovviamente lui, avendo iniziato per primo, adesso ha 4 energy rispetto a noi. È il primo ad avere 4 energy o un'energia in più. Anche se mettere l'energy è una scelta. Se siete abbastanza energy potete pure decidere di non aggiungerle. Se non volete sprecare le carte che ci avete in mano, che magari sono una buona combo. Ci sono anche mazzi che recuperano energy con le carte in mano direttamente, quindi... Vedo cose brutte. Eh sì, ha fatto un'abilità brutta a loro due. Ok, ci sta attaccando direttamente, giustamente. Allora, sinceramente... Tu prendi, io prenderei il danno. Pure io me lo prenderei perché siamo ancora molto alti. E almeno abbiamo un vantaggio carte. No, siamo... Sì, vabbè. Però puoi usare... Ti dice che... Posso usare lui per fare la combo. Non serve. Ma non ci serve a noi. Giustamente questo gioco sembra molto veloce, molti hanno detto che è veloce, ma è da ragionarci parecchio. Perché comunque dovete gestire sia la mano che il terreno. Se sprecate troppa mano non avete più coperture per il terreno. E la cosa importante è pure gestire gli attacchi, perché ogni attacco che fate dà un vantaggio. Infatti lui adesso sta attaccando perché te vuole distruggere Ciccio. Giustamente. Ora lui... E io questo me lo proteggo perché mi serve. Sì, infatti, non ha usato combo, quindi adesso... Ti butti il coten della ceppa. Tranquillamente. Sì, vai. Costa 0, quindi conferma. E ce lo salviamo. E noi abbiamo coperto tutto il nostro terreno, tutto protetto. Sprecando poco. Ci ha provato però, Ci ha provato. È da ammetterglielo. Però il problema è che lui ha un altro 15.000. Sì. Vabbè, se no noi ci spreghiamo. Giustamente cercherà di riattaccare sempre là. Perché lui ce lo deve levare questo è pericoloso. Sì, perché noi possiamo attaccare qui poi. Ecco la logica, ce l'ho attaccato. E giustamente noi, avendo anche più carte in mano, abbiamo la possibilità sempre di farlo. Io un po'. Io. Vuoi buttare il Goku? E per forza, perché noi poi abbiamo il rush che possiamo mettere su di lui al prossimo turno, mi sa. Sì, infatti. Ok. Proviamo, dai. E lui comunque c'ha 3 carte, quindi può scomba poco. Non so se lo puoi mettere anche direttamente sull'altro Son Goku. Perché dai, dice che deve per forza Son Goku. Quindi se a sto punto ci lasciamo il Goku Super Saiyan più quello God, non sarebbe male come strategia. Giustamente anche le strategie variano a seconda dei mazzi. In questo caso è un mazzo evoluzione. Ci sono mazzi anche che praticamente fanno lo scambio, quindi ritornano in mano le carte, ne vengono messe altre. Ci sono mazzi che usano invece il warp, quindi che mandano fuori dal gioco. Ad esempio il mazzo nero gioca molto di warp, il mazzo giallo gioca molto di swap, che sarebbe sì, lo scambio. E il mazzo blu gioca molto di evoluzione, come state vedendo adesso. Ok, allora tocca a noi. Possiamo rimettere un energy. Guarda che fortuna, ci è arrivato il Goku di terzo livello. Quello lo puoi mettere subito. Che potrebbe andare direttamente anche su questo Goku qua. Ma vediamo. Ora vediamo se è fattibile. Vai. Allora, non penso direttamente su di lui. Sì, possiamo. Sì, vai. Perfetto. Al bacio. 4 energy. E poi ce le recupera, credo. O no? Allora, quando vediamo un po' che cosa fa. Perché tanto lo dice quando le evolvi. Eccolo. Sì, qui. Te lo rifà vedere. Allora, Auto, quando questa carta evolve. Mi ha fatto sparire tutto. Voglio rileggere. Allora, evolve, ok, questa carta viene giocata con costo di 4. Double strike, il double strike è doppio colpo, quindi fa il doppio del danno. Se evolvi questa carta prende doppio attacco. Anche. Quando fa il primo attacco si recupera e può riattacca. Ma attacca due volte. Double strike si riattacca due volte. E quindi noi possiamo anche magari rompergli le scatole con lui su sti due. Double strike vuol dire che invece di togliergli una vita gliene togli due. Con un attacco, quindi se riusciamo a fare due attacchi ne togliamo 4. E a questo punto ci converrebbe. Però il maledetto, lo sai che ci ha fatto? Ci ha tenuto questi tappati. Con l'abilità di quello. Te l'ha spossati. Sì. Maledetto. E allora direi di provare ad attaccare diretti qui. Prima gli levamo il terreno e poi pensiamo a lui. Sì, facciamo, dai. Quindi andiamo dai cattiveria. Sono sprecati, se li però glieli togli. Però aspetta, lui ha 3 carte. E deve per forza utilizzare doppio per fermarci. Deve utilizzare uno e poi un'altra volta. Dici che funziona pure sull'avversario? Non sta facendo attaccare? Non te lo fa. Posso attaccare qui? Perché? Boh, non lo so. Vabbè, prova ad attaccare diretto a sto punto, sì. Non mi fa attaccare a loro. Secondo me... Ok. Vediamo un po'. Forse perché... Ovviamente c'hanno qualche abilità... Funziona solo sui punti vita, almeno qua. Ok, penso vediamo il nostro avversario cosa fa. Potrebbe anche sacrificare loro per difendersi. Fai next. Perché non usiamo combo. Anche perché è un 20.000. Lui deve scartare almeno due carte. Oppure una a costo 1, però non può.
se l'è presi. Qui abbiamo dato un bel po' di carte. Al turno dopo fa l'awakening. Adesso però si dovrebbe stappare. Sì, eccolo. Mo si recupera. Lo rimassacra malato di 2 punti. Ok, riproviamo. Vediamo un po' se gli piace prendere botte. Prendi le botte. Ma perfetto. Un vantaggio di carte infinito. Però. Questa carta però lui è deve utilizzare questo. Forte. Sì. Ma poi questo qui sarebbe praticamente il mazzo che il esiste mazzo veramente. Sì, sì. Quindi questo può pure. Caruccia quella carta, mi piace. Sì. E OP mica poco, se gestita bene. Il problema è che facendo così l'abbiamo mandato anche sotto alla vita, per cui può diventare Awakened con questo, può girare. E devi fare il leader. Altrimenti lui non può scegliere se usare. Ma c'era quel Goku che era luccicoso, non vorrei che potevi pure mettere l'altro Goku. Questo? No, non penso. Perché non c'ho sufficienti energy. Frieza. Eccolo. Ha deciso di girare. Ha girato nel tuo turno? Lo può fare. Quando sì. arriva alla cosa può girare quando vuole. Vedi come separa? Il furbino? Che furbino. L'ha dovuto utilizzare 2, eh? Quindi il vantaggio che c'è effettivamente gliel'abbiamo fatto anche sprecare un pochino. Giustamente il nostro attacco va a quel paese. E mo il problema. Perché lui adesso è un 15.000. Sì. E allora niente, facciamo sul next diretti perché. Sì, non conviene. Attaccare con lui non si può. Però abbiamo un vantaggio vita, un vantaggio comunque terreno, niente male per adesso. Sì. Il problema è proprio questo, vedete? Noi abbiamo messo un sacco di roba sul terreno, noi siamo con una carta sola in mano. E quindi, questa è la fregatura. Però possiamo ancora utilizzare questi per essere combati, messi nell'area di combo. Un altro. Prende e sceglie 2 battle card e non possono recuperare. È veramente. Ma perché non ha scelto il Goku di terzo? Non so. Me lo vuole eliminare, guardalo, guardalo. Ce l'ha proprio con quello. Il bello di Freeza è che quando attacca pesca una carta. Infatti. Io glielo farei doglio, tanto. Ce l'abbiamo un altro. Non possiamo fare nulla tanto. Cioè, potresti. Posso sacrificare lui? Però non qua. Potresti poi livellarlo. Cioè, evolverlo di nuovo? Posso evolvere pure lui, però. Sì. È sempre su un Goku? Sì, sì. Lui? Non lo so. Vabbè, facciamo così, vai. Proviamo a difenderlo. Al massimo attacca col resto quello. Sì. Che è maledetto e sicuramente ce lo vuole buttare giù. È così. Ok, next, vai. Questo si salva. Freezer. Non va una chip. Bravo. Così non pesca neanche. No, ha già pescato. Quando attacca pesca, non si vince. Ok, vediamo un po' che decide di fare. Attacca sempre là. Quindi ce lo vogliono per forza eliminare perché è fastidioso. Non si ce la fa. Però dopo voglio leggere la sua carta. Perché se ha l'abilità di attaccare quelli spossati, lo può fare solo lui. È un bel problema. Anche perché ne ha tanti 15.000 che potrebbe potenziare con le combo qua. Vediamo. Però penso adesso ti lasci la fase. No, no. E noi lo prendiamo. Ma sì, così. E ci prendiamo la carta. Possiamo girare pure noi. C'ha pure Double Strike, ci infligge 2 danni. Ottimo. Quindi 2 carte e facciamo Awakened. Infatti sto gioco è un po' suicida. Beh, perché alla fine. Devi comunque perdere la vita. Sì. Tu dici vuoi mantenere vita? No, devi comunque arrivare a un punto devi riuscire a avere il vantaggio dell'avversario. Però. Calate vita tu per prendere le carte in mano. Awakening ready. Fai cliccare adesso. Aspetta, voglio vedere lui se fa, se attacca qua. Se attacca qua faccio Awakened. Switch e gli aumento l'attacco. Sì, vai. Però non basta uguale perché mi sembra diventa 15.000. No, non so. E poi butta il Golden. Sì, possiamo usare il Golden. Ok. Vai. Me lo fai attivare, grazie. Devi cliccare. Ok, defense, prima defense perché tocca a noi. Vai. Awaken. Ok. Perché siamo a 4 di vita o inferiore. E ci fa pescare 2 carte pure. Ottimo. E mo tocca a noi. Gli puoi negare l'attacco però. Gli posso negare l'attacco? Cioè, sì, con tutti e 2. No, gli aumento e ci salviamo i danni. Sì, non abbiamo l'energy. Ah, ok, quindi ci siamo salvati anche da questi danni.
E abbiamo fatto anche forma Awakened, che non è male per niente, perché abbiamo pescato due carte. Sì, sì. Abbiamo ripreso un po' di vantaggio. Lui ha attaccato con tutti. Ok. Vediamo un po' se con un energy fa qualcosa. Bravo. Sembra di no. Bravo Freeze. Mi sei piaciuto. Però c'ha un'energy da parte, quindi potevo fare più 10.000 qua in mezzo se ce l'ha. Bella furbata. E mo' abbiamo quello che non si può stappa. Goten. E vabbè, dai, lo mettiamo tutta la fine. Ok, allora, direi di butta lui. Sì. Che è un 1. E abbiamo 5 di energy. Possiamo decidere di fare Goku God sopra lui. Che fa Goku God? Quanta vita c'ha? Che... Ok, si è attivata pure l'abilità sua. È diventato 20.000 perché abbiamo meno dell'avversario. Allora, God fa double strike e quando viene giocato questa carta tutte le carte dell'avversario con blocker ritornano nella sua mano. Quindi vediamo un po' chi quanti blocker c'hanno. Allora, questo è un double strike e permanent, no? Non ce l'ha. Nessun blocker, quindi non ci conviene in questo caso mettere lui. Sì, ci conviene magari mettere una carta in più che magari è Vegeta a sto punto. Beh. Lo puoi evolvere con 4 invece di pagarlo 5. Ha già double strike, però quando giochi questa carta... E hai 5 o più energy, pesca due carte. Ce ne abbiamo 4. No, abbiamo 5. Sì, infatti ce ne 5, possiamo. Quindi quando lo giochiamo ce le conta ancora non giocate. Guarda, boom. Play. Ah, draw two card. Pensavo life, scusami. Perfetto, quindi abbiamo un sacco di carte in mano adesso. A pari con lui quasi. E poi ci andrei proprio cattivo. E andrei direttamente prima con lui. Che vai, vai, subito. Peso, io peso. Direi di potenziarlo anche. Di un più 5.000? Perché ha doppio, ha double strike. Ah, è vero, sì, 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 lo portiamo a 2. Vediamo un po', eccolo qua. La mettiamo, un più 5.000. Possiamo usare pure Junior, vediamo un po' che fa Junior. No, è uguale, gli dà sempre più 5.000. Beh. Quindi facciamolo così per adesso, okay. Che li mettiamo pure agli altri. Perché pure lui c'ha double strike, quindi sì, 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 sì. Gli diamo più probabilità di attacchi diversi. Anche perché magari sacrifica loro. Ecco, infatti. Sacrifica uno. Uno. E te ne sacrifica 3. 2. Quindi lo costringiamo a utilizzare tutte le cose che c'è in difesa. Quindi poi non c'è più. Gli si è svuotata la mano. Cioè, dovuto arrivare a 35.000 per fermarci. Costava 30. Non c'aveva le carte 0 in mano. Ah, ha pagato l'energy per giocare di 10.000. Perché non c'aveva le carte 0 in mano. Quindi sappiamo che non ha carte 0. Possiamo attaccare pulito. Lui può difendere solo con questi. Se può. Se no, è morto. Non c'è, può piccolo... No, rimane uno di vita. È quella la fregatura. Eh beh, però noi attacchiamo. Non ci abbiamo possibilità che ci dà energy qualcosa? No. Peccato. Che cosa fa lui quando attacca? Allora, quando attacca pesca una carta. No, questo ricarica le energie. Vai. Vai, fa un po'. Abbiamo vinto. Possiamo mettere Junior dopo con due energie. Che c'ha 15.000 pure lui. Vediamo un po' se l'avversario effettivamente non c'ha possibilità di fare. Possiamo combare comunque, eh? Ma non conviene qua, mica non serve. No, non combiamo perché dobbiamo vedere se lui effettivamente può giocare le carte a terra, per il combo. Se costano 0, se costano 1 no. Queste sono tutte da 1. Ok, possiamo usare qualcosa, ma non ci conviene, vai. Ok. Perché c'ha tutte carte da 1 sotto, vedi? Potete fare la trollata e ce l'ha. No. No. Abbiamo messo alle strette. Sbam. Ah, promo la pesca. E vabbè, poi vediamo, dai. Cos'era quell'onda energetica? Bella, molto sera. Ghiozza. E a questo punto lui ha pescato la carta. Ok, noi possiamo mettere lui a terra. Sì. Però è un 10.000. Vabbè, però ti serve solo questa là. No, serve per attaccare. Ah. Possiamo usare una combo a 0 che c'è il gelato. Dagli più 5.000 e andare a paro e vedere se lui ha pescato una carta a 0. Dobbiamo essere sfortunati che sta a pescare tutto 1. Anche perché tanto mo la deve usare però, se vuole difendersi. Comba, comba. Vai. Ok. Sì. Perfetto. Quindi un 15.000 contro un 10.000. No, 15.000. Vediamo cosa fa. Ah! Una ce l'aveva. Vabbè, però non, però la passata... Ah, ce n'ha un'altra? No, ce n'è una. Ce l'ha a terra? No. Costa 0? Ah, sì, è vero. È la stessa? Ma non l'ha potuta usare, però. Forse perché. Ma l'ha messa adesso, ragazzi. No, questa no. Lui dice questa. Ah, qua. Perché deve essere recuperata, mi sa. Sì. Mi sa di sì. E mo' ci tocca a lui. Ma il bello è che tu non hai calcolato una cosa. Lui attacca due volte. Sicuro? Non quando sì, sì. Solamente le evolvi? No, no. Ora vedi. Il problema è che dobbiamo sperare che non pesca carte nel momento che. Eh sì, lo pescherà.
Anche perché è un 20.000, quindi ne dovrebbe usare una a 0 lo stesso. E perché noi non possiamo scombare, perché non ci abbiamo neanche noi più ne energia. Ne ha una sola che può usare, che ce l'ha a terra. Però, ah no no, non la può usare. La pesca adesso con Double Strike. Eh sì, bisogna sperare che nel dove c'è il Double Strike non c'è sta niente di più. È rimasta uno. Speriamo che non ci faccia tanti danni. No, c'avevo ragione io. Goku di terzo recupera solamente nel turno in cui viene evoluto. Ah, ok, peccato. Sì. Lui adesso ha 4 carte. E manco poco, sinceramente. Infatti, anche perché non abbiamo carta 0 per combattere. Ma sai che abbiamo perso? Può essere. Se riusciamo a trattenere i danni, no. No, ho visto quell'elite che è entrato là che diventa 35.000. Ma tu che ha cacciato quel coso? Aspetta, però lui ci sta attaccando i nostri. Attacca e pesca. Batte il card, cioè quindi se evita. Bisogna sperare. Bisogna sperare nella fortuna finale. Oppure che non riesce a toglierci 4 tutto con una botta. Anche perché lui sta attaccando a questo, perché potremmo pure utilizzarlo a zero. No, deve essere recuperato. Vediamo un po'. Bellissimi gli attacchi di quest'app, mi piacciono una cifra. Sì, ma ha distrutto il campo. Non mi ha distrutto la carta. Ma ha massacrato l'app. Il bello è che con alcune carte per attaccarci le deve potenziare. Tipo per questa e questa deve combattere. Per forza. Infatti sta attaccando tutti quelli non combabili, guarda. Perfetto, il fattore che ha già tolto gli attacchi. Beh, ce n'ha ancora 3 però, eh. Tu rimani a 1, va bene. A noi basta un turno. Basta un turno e lo massacriamo. Un turno che non usa questi. E le energy ce le possiamo lasciare per usare tutta la combo e vinciamo. Se lui li usa tutti, sì. Se lui lascia qualcuno attivo, no. No, noi attacchiamo col nostro leader. Combiamo con tutto e abbiamo vinto. Se lui lascia un... una battaglia alternativa ci può fare con quella, capisci? Ti voglio dire. Sì. E l'attacca con tutto. Mi sta attacca diretto. Aia. Col double strike. Ah ah. Quindi mi sa che facciamo boom? Probabilmente sì. Allora, double strike ce l'aveva 2 e ci fa pescare 2 carte. Bisogna sperare che arrivano carte a 0. Perché non possiamo fa niente. Dai, dai, metti next. Non possiamo fa niente. Cioè incastrato. Vedete, questo okay. Gioco è un continuo cambio. Sembra che stai a vincere e hai perso. Perfetto. Poi. Buono. Beh, mica tanto, lui c'ha 2 attacchi ancora. C'ha pure 35.000, Che non ho visto se c'ha double strike. Ma mi sa che c'ha attaccato. Ok, non c'ha double strike. No, ah, ce l'ha. Sì, ma perché come ce l'ha? Me lo fai leggere, per favore? Allora, quando questa carta viene giocata, scegli tutti i Genie Force. Questa carta guadagnano 10.000 e prendono double strike. Ah, per quel turno. Ma gli altri però, lui no. Lui no. Forse però è 35.000 qua. Allora, vediamo un po'. Perché l'ha giocato mo. Ma gli altri geni. Alla 40.000 è diventato. Vabbè. È double strike, ci ha sfornato. Ma per lui è double strike? Sì. Tutti quelli della famiglia geni, per quello è diventato 35.000. 40.000 non riusciamo manco se siamo riusciti. No. E niente. Ci ha sfornicchiato a Zederino, io ci provo intanto, ce lo metto. No. Magari metti che non c'è double strike, cioè... Allora ci proviamo, vai, vediamo un po' che succede. Potremmo aver perso. Tanto abbiamo perso. Vediamo. 40.000 sulla faccia. Vediamo se Genio farà doppio strike. Sì. Defeat. Ci hanno sconfitto. Va bene, ragazzi, questo comunque era il gioco. Ci vediamo nella parte finale del video. Siamo arrivati alla fine di questo video. Siamo qui comunque per informarvi che troverete in descrizione tutti i link importanti per questo gioco, Dragon Ball Card Game. Troverete la pagina Facebook, la pagina del gioco. Troverete anche il link dove poter preordinare i 2 deck che state vedendo qui, che sono i nuovi disponibili soltanto per adesso a Lucca Comics in italiano, ma già in preordine sul sito, sempre tramite Game Trade Distribuzione, ragazzi. Quindi se volete andate anche a passare a Lucca Comics in Game per fare la prova del gioco, oppure scaricate tranquillamente l'app che metteremo sempre qua sotto in descrizione, quella che abbiamo provato oggi insieme. Alla prossima!